Giacomo Possamà, il 21 maggio il proposito di Claudio Ciccio di dire no comunque al Rucco è diventato un po' da Rucco. Cosa ne pensa? Claudio Ciccio aveva sempre detto mai con Rucco, aveva chiesto su questo la fiducia ai cittadini, per cui è evidente che sono molto colpito della sua scelta, anche perché Claudio aveva sempre dimostrato una sua coerenza. Ecco, credo che i cittadini siano rimasti abbastanza scioccati da questa decisione, non soltanto i cittadini, perché perfino i più importanti candidati della sua lista hanno deciso di non sostenere questa scelta. Ha detto, dicelo ieri con precisione, che la scelta di Rucco è stata motivata dal fatto che lui avrebbe firmato anche il patto col diavolo se qualcuno avesse firmato la richiesta di moratoria, e ha aggiunto che lei questa cosa non l'ha voluta fare. Ma su questo c'è un punto molto molto semplice. Noi siamo gli unici che hanno detto per tutta la campagna elettorale che sulla parte ovest del progetto bisogna aprire una trattativa con IRICAV e con RFI per chiedere modifiche importanti al progetto. Il sindaco Rucco ha detto per tutta la campagna elettorale che il progetto era immodificabile. Scopriamo oggi invece che con questa moratoria, che non si capisce bene che cosa significhi, c'è la possibilità di modificare il progetto, perché avrebbe dato garanzie perfino il ministro Salvini. Ecco, speriamo che sia vero, perché a quel punto, se domenica e lunedì vinceremo le elezioni amministrative, vinceremo questo turno di ballottaggio, andremo subito a discutere con IRICAV e con RFI per chiedere le modifiche al progetto. Siamo certi che le modifiche al progetto valgano sia per noi sia per il centrodestra. Non sarebbe pensabile che un ministro, che un governo dicesse che le modifiche si possono fare solo se vincono gli altri. Un'ultima domanda, è sempre ieri, ma questo è riscontrabile nel video che abbiamo registrato della conferenza, il sindaco è parso molto più prudente di Ciccio su questo aspetto, perché nel momento in cui è riuscito a parlare ha detto esplicitamente che è una richiesta di moratoria, e Salvini non ha detto che la accetterà, che ascolterà tutte le richieste, incluso la richiesta di moratoria. Non l'ha data come una cosa certa. Quindi sembra quasi una mossa così. Io ho il dubbio che sia una mossa elettorale, e che purtroppo non sia vero, e che quindi Claudio si sia fatto un po' ingannare da questo punto di vista. Perché? Perché anch'io ho visto una differenza, diciamo così, nelle dichiarazioni. Guardate, posso parlare per me. Quello che succederà se vinciamo le elezioni la settimana prossima è che convocheremo subito un incontro con IRICAV ed RFI per discutere delle modifiche che secondo noi sono necessarie. Lo faremo con determinazione e con convinzione, perché siamo convinti che sia ancora possibile. Grazie. Grazie a voi.